Regina Jones. Se cerchi lavoro a Watson, chiamami. Come mi hai trovata? Come sai il mio nome? So dove prendere le mie informazioni. Potrei definirmi una collezionista. Ci sentiamo, V. Ehi, V! Ti vanno un paio di round? Che ne dici? Ti piace il mio nuovo sacco da box? Mi ha appena preso a tecno calci in culo. Ma sono curioso di vedere come se la cava contro V. Che ne dici? Come va? L'incontro sta per iniziare. Non vuoi guardare? Prendere appunti? Malone contro Hernandez? Nah, il nostro amico cromato qui non guarda la TV e non parla. Comunica soltanto attraverso i pugni. Dove l'hai trovato, Fred? Per strada. Mi guardava con quei suoi occhioni tristi. E così l'ho portato a casa, l'ho nutrito e gli ho dato dei vestiti. Nah, cazzate a parte, è un botto militare. L'ho avuto in offerta e un mio chum gli ha aggiunto un paio di potenziamenti. E quindi eccolo qua. Diamoci dentro. Leggera sui piedi. Muovi quella testa. Sali personalmente sul ring? Non più. Ho preso troppe botte in testa. I riflessi non sono più quelli di una volta. C'è sempre una soluzione. Il Kerenzikov dovrebbe compensare. Preferisco spendere i miei eddi in qualcos'altro. Era ora che mi ritirassi. Mi avevi parlato di alcuni incontri? Ti ho visto combattere sul ring. Hai buon istinto e riflessi veloci. Potresti fare carriera, specialmente con qualche impianto. Questi incontri, diciamo che non sono legali, ma sono molto proficui. Proficui per chi? Per te o per me? Per entrambi. Io prenderò una piccola percentuale delle vincite. Sai, come tuo agente, tu riceverai il resto. Oh, capisco. Vuoi arricchirti mentre sputo sangue, sudore e lacrime? Ehi, bisogna pur guadagnare qualcosa, no? Perlomeno sono stato onesto con te. Gli incontri avvengono in varie parti della città. Scegli dove vuoi andare, punta i tuoi eddi e inizia a combattere. Se vinci, porterai a casa il piatto. Se riesci a stenderli tutti, avrai la possibilità di combattere nel gran finale. Tutto chiaro? Chiaro. Bene.
Solo che non puoi uscire da Watson. Non ancora. Puoi iniziare da Kabuki. Io credo in te, V. È tempo di mostrare a questa città quanto vali. Che cosa hai da vendere? Solo roba di qualità. Sua mammina ora fa le fusa dopo ogni colpo. Fammi vedere. Grazie mille. Donna del momento, ce ne hai messo di tempo, eh? Mi è venuta fame ad aspettarti. Siediti, fammi finire. Poi facciamo visita al signor Vector. Non mi sembravi tipo da cucina asiatica. Pensavo che per te fosse troppo esotica. Che vuoi dire? Perché non dovrebbe piacermi? Spaghetti ci sono, carne sintetica pure. Basta un po' di peperoncino e praticamente la sopa de fideos di Mama Wells. Ieri parlavi di una sorpresa. Ricordo bene o mi è andato in pappa il cervello? Direi tutte e due le cose, perché di solito dimentichi tutto. Beh, si dà il caso che forse ho trovato un lavoro da paura. Continua. Cioè, forse non è niente di che. Ma è commissionato niente meno che da Dexter DeShawn. È solo il miglior fixer di tutta Night City. Il Buddha nero dell'Afterlife. 130 kg di stile parzialmente placcato oro. Come hai fatto? Hai venduto un rene? Per quanto ne so, non siamo tipi da Dex. Io e te direi di no. Ma T-Bug? È lei che ci ha messo in contatto. Poi, appena lui mi ha visto, ho capito che era fatta. Dai, chi può resistere a questa roba? Eh? Certo, Jack. Come vuoi tu. Dexter DeShawn. Cosa sappiamo di lui? Lo so che hai delle informazioni. È sparito dalla circolazione negli ultimi 2 anni.
Dicono che si sia fatto una piccola vacanza. 2 anni. È un esilio, non una vacanza. Chissà come mai. Li avrà passati a ingurgitare pizza mentre se lo smanettava guardando Virtus Pinti. L'importante è che è tornato, che gli serve gente nuova e che ha trovato noi. Quindi com'è la storia? È di quella in cui ne usciamo vivi? Il nostro signore Salvatore vuole dirti tutto di persona, a 4 occhi. Tutto tranquillo, ma l'intero affare è nelle tue mani ora. Perché devo andare io? Tu e T-Bug tirate a sorte senza di me? T-Bug e Dex si conoscono da tempo e anch'io l'ho già incontrato. Dex dice che vuole vedere te e fare 2 chiacchiere. Ascoltavi, il lavoro è suo e le regole le detta lui. Che problema c'è se vuole conoscerti di persona? Non è così male come pensi, fidati. Mi sa che non ho scelta. Dex è il migliore nel mondo dei fixer. Non fraintendermi, non ho niente contro il padre o Wakako, ma Dex è un'altra categoria, non so se mi spiego. Non farmi parlare dei fixer. Trovano un cliente, chiamano uno stronzo che gli fa il lavoro e poi buttano il suo cadavere in una discarica. Cazzo, ci hai preso in pieno, vi. Grazie a Dio, sono pieno. Ecco la tua macchina. Ieri l'ho portata da un amico a sistemare le ammaccature dell'ultima rimpatriata con gli scav. Grazie, Jack. Lo apprezzo. Michele ha fatto un gran lavoro. L'ha rimessa a nuovo. Anche il motore. Ora vediamo. Muoviamo il culo o no? Su, vediamo come se la cava. Prossima fermata, bisturi? Ehi, ehi, vacci piano, ho appena mangiato. Dovevo passare da me comunque. Ho un appuntamento con Misty. Ma non mi dire. È dolce, ah, quanto è dolce. Lei mi capisce davvero, sai? Ciao, V. Il dottor Vector è pronto a riceverti. Ti aspetto qui. Io e Misty abbiamo un po' di cose da raccontarci. Sembri contento. Perché lo sono, sempre. Abbiamo un nuovo lavoro. Un prezzo grosso del tempo. Ammettiamo che tu abbia ragione.
Cosa dovrei fare? Strapparmi le ottiche? Grazie, ma preferisco di no. Per te non c'è più niente da fare. Ma pensa alle generazioni future, alle vite non ancora macchiate dal sacrilegio! Possiamo ancora salvarle! Che le madri proteggano i loro corpi, che i padri insegnino loro l'odio per gli impianti! Ma chi sono coloro che spiano ogni nostra azione, vi chiederete? Ovvio! I colossi dell'intrattenimento di Alpha Centauri! Nella loro ignobiltà essi placano le loro esauste e oppresse masse, mettendo in mostra le nostre risate e le nostre lacrime! Avviciniamoci! Ti faccio una foto mentre lo arresti per aver rivelato segreti governativi! Aprite la mente! Prima che sia... Troppo tardi! Cioè, appena Jessica la vede, muore! Da paura! Cioè, non ce la faccio! Le onde radio dicono la verità. Chi ha orecchi ascolti e chi non... Non hai niente di meglio da fare? Ok, che vuoi? Aprite la mente prima che sia troppo tardi!
Ecco, tieni. Thank you.